Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e questo è il canale che fa per voi se siete dei creativi, soprattutto perché se siete dei creativi io posso darvi una mano a risolvere quelle magagne che si trovano in questo settore molto artigianale che però vi consente di realizzare tantissime cose con le vostre mani. Quindi se avete domande ricordatevi di scriverle qua sotto, anzi vi metto addirittura qua sotto, vi lascio il link dove c'è il video dove chiedo effettivamente di farmi delle domande, potete farne ancora, io le sto raccogliendo piano piano e farò o dei video, appunto un Q&A, oppure andrò a, insomma, a random anche riuscire a fare qualche video, quindi quel video è sempre attivo, potete fare le domande lì sotto e siete a posto. Ma ora partiamo con l'argomento di oggi perché parliamo di stampi. Ecco, torno a parlare di stampi, che ve ne ho già parlato in un video dove parlavo appunto della gomma siliconica e ve lo lascio qua sopra, o anche qua sotto, come dicevo prima, o su o giù, insomma, fate voi come preferite, insomma, io ve li lascio o sia su o che sia giù, non vi preoccupate. Parlo di gomma siliconica intesa come stampi perché quando si deve usare uno stampo, quando si deve realizzare uno stampo, ci sono principalmente due motivi. Anche se ce ne sono svariati, ma i principali sono due. Allora, il primo che vi consente di replicare uno stesso pezzo per n volte. Ricordatevi sempre però, lo stampo ha una sua vita, quindi dopo un po' di stampate, insomma, si deteriora e quindi perde anche i dettagli che avete magari realizzato. Quindi state attenti, controllatelo sempre, maneggiatelo sempre con cura e controllatelo ogni volta che lo usate. Ma oltre a replicare gli oggetti, potrebbe essere utile anche per realizzare degli oggetti uno stampo. E voi vi chiederete come mai? Adesso vi faccio vedere. Allora, primo, per replicare uno stampo, per esempio io ho questo stampo qui che è un bivalva. Spero si sta... non si stacca neanche più, ragazzi. È una roba... Ok. Allora, sì, ok, perfetto. Allora, questo è uno stampo per replicare. Tanto c'erano degli intrusi nello studio, ma non vi preoccupate. Questo è uno stampo che serve per replicare un oggetto. In questo caso era un kit in resina che ho voluto fare e poi appunto replicare nei vari pezzi. Adesso non ve lo sto ad aprire, anche perché è tutto scocciato. Per quale motivo? Allora, lo scocciamo. Dai, apriti. Si vede che lo stavo scocciando? Che brutta battuta, mamma mia. Allora, questo è uno stampo appunto che adesso se riesco ad aprire. Ok, comunque vedete che si incolla un pochino anche perché c'era, è lì da un po' di tempo, effettivamente non lo uso da un sacco di tempo. Questo era uno stampo bivalva per riuscire a fare un modellino, in questo caso era Memole se non ricordo male, sì, i capelli sono di Memole, dolce Memole, ma questo è uno stampo per fare delle repliche, in sostanza replicavo i pezzi che mi servivano per fare Memole. E quindi questo è un punto di partenza. Ma se vogliamo realizzare qualcosa, come facciamo? Allora, prima di tutto bisogna realizzarla. Partiamo da quel presupposto. Una volta realizzata, vi faccio un esempio pratico. Prendo, non so, questo che ho sotto mano e questo che ho sotto mano. Così li ho presi a caso. Allora, mettiamo il caso che da questa batteria noi vogliamo realizzare... adesso la butto lì, non prendetevela male, però insomma, vogliamo realizzare una T e io ci metto sopra questo pennarello, ok? Allora, una volta che l'ho incollato, che l'ho lavorato, quindi non so, l'ho stuccato, l'ho levigato come mi serviva e tutto il resto, questo pezzo però sarà comunque un po' debole e quindi sarà cedevole in tutti i sensi, perché da questa parte potrebbe rompersi, da quest'altra pure. Quindi, anche se voi l'avete scocciato, l'avete incollato, l'avete usato tutte le maniere possibili del mondo, resinato, tutto quello che volete, però avrà sempre dei punti deboli. Con lo stampo, quindi una volta fatto questo, inserito in uno stampo, quindi vi create lo stampo per questa T, sostanzialmente, e colate la resina o qualsiasi altro materiale, questa T sarà un pezzo solo e quindi sarà molto più durevole. Questo si usa soprattutto quando dovete realizzare qualcosa di, non dico grande, però che abbia una certa resistenza, che potrebbe essere, che ne so, il perno insieme a un avambraccio di un robot. La butto lì, a caso, una cosa che mi è capitata.
oppure il busto di un robot che magari era tutto a pezzi, l'avete rimesso insieme, levigato tutto bene, anche se usate quello è sempre cedevole perché la colla e tutto quello che volete, però è sempre cedevole. Mentre se fate lo stampo e replicate quell'oggetto, una volta prima rifinito tutto il resto, perché ricordatevi che la gomma siliconica, se è buona o comunque mediocre, insomma, va a prendere tutti i dettagli, quindi potrebbe prendere anche tutte le crepe che trova sul suo percorso. Quindi mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, lavorate bene tutto quello che state facendo. Ma detto questo, era una cosa che volevo così dirvi perché ho notato che c'era un po' di non ignoranza, perché è brutto dire questa parola, però magari qualcuno si è trovato in impasse. So, ce lo sa so anche il francese, non so cosa vuol dire, però era bello dirlo. Però, insomma, si è trovato lì e dice: sì, vabbè, ok, faccio lo stampo, ma alla fine cosa mi serve? Sì, per replicare. Ok, non è sempre così. Vi faccio un altro esempio. Questo, per esempio, è uno stampo che ho realizzato molto tempo fa, che ancora se la cava perché la resina era abbastanza buonina, insomma, della parte centrale, adesso ve lo faccio vedere, magari lo capite, della base di Gigrobo d'acciaio. Io semplicemente ho modellato la base di Gigrobo d'acciaio con tutti i vari pezzi, perché ovviamente era a pezzi, non potevi scolpirla così e farla venire fuori la base di Gigrobo d'acciaio. Però, insomma, ho fatto i pezzi, li ho incollati, li ho verniciati anche in un certo senso, perché alcune parti di questa base erano di un polistirene un po' più poroso e quindi andavano, insomma, levigati un po' bene, resi lisci. Una volta fatto questo, quindi una volta fatto il composite, allora ho potuto fare lo stampo e quindi colare dentro qui la resina per rendere la base di jig un pezzo unico e soprattutto resistente. Quindi questo per darmi l'idea, quindi per esempio le braccia, tra virgolette, della base erano pezzi a parte, la parte sopra dove c'è la cupola della base di Gigrobo era un pezzo a parte, quindi incollato poi alla parte centrale, messi tutti insieme e reso così uno stampo per farci appunto una colata. Quindi spero di avervi dato un indizio in più, soprattutto per quello che riguarda gli stampi, ma comunque ricordatevi che qua sotto vi lascio il link del video dove andare a richiedere tutto quello che volete, perché quello lo tengo sempre sott'occhio, mi raccomando. E quindi andiamo avanti. Quindi io vi saluto, ricordatevi, iscrivetevi e cliccate la campanella per le notifiche, mi raccomando, e ci vediamo al prossimo video. State in campana, come ormai mi piace dire, con la campanella delle notifiche. Normale, no? Ciao!